volta scorsa abbiamo visto le differenze finite, la formulazione matematica e la formulazione fisica per problemi monodimensionali e abbiamo visto che utilizzando l'approssimazione in avanti in effetti si sovrastima la derivata, utilizzando un'approssimazione all'indietro si sottostima la derivata e invece con un'approssimazione alle differenze centrali si ottiene un ordine di approssimazione pari a 2. Quindi abbiamo determinato l'espressione per la derivata seconda approssimata e abbiamo visto come ultima cosa l'approccio fisico, la cosiddetta formulazione fisica per ricavare l'equazione del generico noto interno. Quindi stavamo parlando di un problema monodimensionale, stazionario, con generazione, quindi una lastra piana. Certo spessore pari ad L con condizioni al contorno per il momento non ancora specificate e con un termine di generazione. Quindi velocemente ricapitoliamo quella che è la formulazione fisica per il generico noto interno e quindi facendo riferimento al generico noto interno I, il nodo alla destra I più 1, il nodo alla sinistra I meno 1 e ovviamente come abbiamo detto la volta scorsa, caso di griglia uniforme con dimensione delta x sostanzialmente costante, allora in questo caso il volume di controllo associato al nodo I sarà tale da avere la superficie di controllo collocata a metà strada tra il nodo I e i nodi adiacenti, quindi I più 1 e I meno 1. Questo significa che se questa dimensione qui è delta x, questa dimensione qui è evidentemente delta x mezzi. Rispetto a questo volume di controllo e con questo verso della x positiva scriviamo un bilancio Q punto I meno 1 I intendendo la potenza termica che dal nodo I meno 1 va al nodo I. In uscita abbiamo Q punto I I più 1 e poi abbiamo il termine di generazione che ovviamente è una potenza termica in ingresso pari al termine di generazione stesso per il volume del nostro elemento. Il bilancio quindi si scriverà Q punto I meno 1 I qua più termine di generazione uguale Q punto I più 1. A questo punto possiamo utilizzare la legge di Fourier per valutare questi flussi termici in ingresso e in uscita, in particolare scrivendo meno KA del T su dx valutato in I meno un mezzo, cioè la potenza termica che dal nodo I meno 1 va al nodo I può essere valutata come
utilizzando quell'espressione meno k del t su dx valutata all'interfaccia dall'elemento associato al nodo i meno 1 e l'elemento associato al nodo i, quindi qui i meno 1 mezzo, questa interfaccia qua. Analogamente la q punto che dal nodo i al nodo i più 1 la possiamo valutare all'interfaccia i più 1 mezzo. Prima però di arrivare a quel termine scriviamo il termine di generazione, quindi uguale a meno k a del t su dx valutato in i più 1 mezzo. A questo punto abbiamo detto che queste due derivate prime le possiamo scrivere in forma discretizzata, quindi in funzione del valore delle temperature nodali, utilizzando uno schema di differenze centrali, quindi del secondo ordine, tenendo presente che l'intervallo di espansione, cioè il delta x che noi avevamo nell'espansione iniziale di Taylor, qui è delta x mezzi. Di conseguenza questa espressione diventerà meno k a, sto cercando di approssimare la derivata in questo punto, quindi scriverò di meno di meno 1 diviso due volte l'intervallo di espansione, quindi di meno di meno 1 diviso due volte delta x mezzi, che evidentemente restituisce delta x. E un altro aspetto è legato al valore di quest'area qui, che era una delle ultime cose che abbiamo detto la volta scorsa. Allora, quest'area qui in realtà è unitaria, cioè è uno per uno, perché il problema è monodimensionale, e quindi abbiamo osservato la volta scorsa che la situazione può essere vista in questo modo. Il volume di controllo associato al nodo I è di dimensione di spessore delta x, nelle altre direzioni presenta dimensione unitaria. Ok? Quindi l'area che sta lì è questa che vi tratteggio, pari a 1 per 1. Ok? Quindi quest'area qui è unitaria. Poi abbiamo il termine di generazione per il volume. Il volume è sempre quest'area qui che è unitaria per lo spessore che è delta x, per cui avremo alla fine delta x uguale a meno k, l'area è unitaria, quindi non la metto proprio, t i più 1 meno t diviso delta x, perché 2 e 2 si semplifica. Quindi moltiplicando tutto per delta x e dividendo per k, riorganizzando il tutto, ottengo t i meno 1 meno 2t più dt più 1 uguale a meno, termine di generazione, delta x quadro su k. E questa espressione, abbiamo detto, è equivalente, è uguale, la stessa quella che abbiamo trovato utilizzando la formulazione matematica, come giusto che sia. Ok? Ora, la formulazione fisica ci rende agevole la definizione delle condizioni al contorno. Quindi, se posso andare avanti, ok? Proseguiamo con l'aspetto inerente alle condizioni al contorno. Allora, immaginiamo di avere una parete
sempre in condizioni stazionarie, come prima, monodimensionali con termine tangente. Questo è L. E immaginiamo che le condizioni al contorno, ovviamente l'equazione, a questo punto scriviamola, derivata seconda di t su dx quadro più il termine tangente uguale a 0, con condizione al contorno pari a t di 0 uguale a t 0, quindi sulla sinistra abbiamo una condizione al contorno del primo tipo, temperatura imposta pari a t 0, mentre sulla destra immaginiamo per il momento di avere una condizione al contorno del secondo tipo omogenea, cioè il lato destro immaginiamo che sia adiabatico. A questo punto inseriamo un certo numero di nodi, il nodo 0, poi facciamo il nodo 1, il nodo 2 e il nodo 3. Ok, immaginiamo di avere tre nodi. Che cosa vuol dire avere una condizione al contorno del primo tipo in x pari a 0? È una delle cose più banali. Significa che la temperatura del nodo 0 è nota. Quindi quel nodo lì, la temperatura di quel nodo lì, non costituisce un'incognita del nostro problema, bensì un termine noto. E allora questo significa che non mi devo preoccupare di ricavare l'equazione del nodo 0. Ok? Semplicissimo. Che cosa significa invece avere una condizione al contorno del secondo tipo sulla destra? Ovviamente premesso che per i nodi 1 e 2 l'equazione è la stessa che abbiamo appena ricavato, perché siamo nelle stesse condizioni monodimensionale e stazionaria con termine sorgente, sul nodo 3 cosa succede? Vediamo. Abbiamo il nodo 3 e il nodo 2. Il volume di controllo, o meglio l'elemento associato al nodo 3, è questo che vi tratteggio. Ora mi sposto, un attimo di pazienza, che rispetto agli altri volumi di controllo, o meglio agli altri elementi, presenta una dimensione di delta x mezzi e non di delta x. Ok? Perché qui poi finisce il dominio. Non c'è un altro nodo alla destra di 3. Quindi noi nella definizione dell'elemento mettevamo metà elemento tra il nodo 3 e il nodo a sinistra e metà tra il nodo 3 e il nodo a destra. In questo caso non c'è il nodo a destra, quindi abbiamo metà elemento. Capite? Quindi volendo fare al solito bilancio, avendo questa x positiva, è importante specificare il verso della x positiva, perché nello scrivere la derivata approssimata con lo schema delle differenze centrali e nello scrivere la legge di Fourier teniamo conto dei segni. Ok, quindi c'è un meno che a indicare che il flusso andrà nella direzione delle temperature decrescenti e così via. In realtà vi farò vedere tra poco che c'è un modo per evitare eventuali confusioni ed è un approccio molto utilizzato negli esercizi, lo vedremo tra poco. Comunque, un punto che dal nodo 2 va al nodo 3, abbiamo un termine di generazione e null'altro, perché sulla destra qui c'è l'adiabaticità, quindi non c'è flusso di energia termica. Il bilancio quindi è Q punto che da 2 va a 3 più termine di generazione uguale a 0. Questo primo termine è pari a meno k a dt su dx valutato in 3 meno 1 mezzo, cioè qui questo è 3 meno 1 mezzo come interfaccia, o se volete 3 meno delta x mezzi, se vogliamo essere, io per un mezzo intendo metà dimensione della griglia, no?
Allora, se vogliamo essere più chiari, nodo 3 meno delta x mezzi, va bene? Così forse la cosa è un pochino più chiara. Poi abbiamo il termine di generazione moltiplicato il volume, che questa volta è metà volume. Quindi l'area unitaria la possiamo già togliere. Il volume è delta x mezzi per evidentemente 1, 1. Il tutto è pari a 0. Ora, utilizzando lo schema alle differenze centrali, meno k, secondo lo schema alle differenze centrali è temperatura a destra meno temperatura a sinistra diviso due volte l'intervallo spaziale utilizzato per l'espansione z di Taylor. In questo caso siamo qui, temperatura a destra è T3 meno temperatura a sinistra diviso due volte delta x mezzi. T3 meno T2 diviso 2 delta x mezzi, che fa evidentemente più termine di generazione delta x mezzi uguale a 0. Di conseguenza l'equazione finale è T2 meno T3 uguale a meno termine di generazione delta x quadro diviso 2k. E questa è l'equazione del nodo 3 tenendo conto della condizione a contorno di adiabaticità, cioè del secondo tipo omogenea. Ci sono dei dubbi? Ok, allora direi di proseguire e rimane da vedere che cosa succede nel caso di condizione al contorno del terzo tipo. Allora, in questo caso possiamo assolutamente riciclare i disegni che già abbiamo sulla lavagna, magari voi dovrete rifarli, però la condizione al contorno del terzo tipo a questo punto diventa questa qui. Allora, sul nodo 3 avremo lo scambio di energia termica con un ambiente a temperatura T infinito con un coefficiente di scambio H. Ovviamente va da sé che riteniamo che T infinito ed H siano uniformi e costanti. Quindi la condizione a contorno si scrive meno k dt su dx valutato in L è uguale ad h su dl meno t infinito. Ora, se andiamo a fare il bilancio al nodo 3, dovremmo qui aggiungere un flusso che è Q3 infinito, cioè è la potenza termica dispersa per convezione e che va dal nodo 3 all'ambiente circostante. Quindi il bilancio si scriverà questa volta Q punto che da 2 va a 3 più il termine di generazione è uguale alla Q punto che da 3 va a infinito. Come prima possiamo utilizzare la legge di Fourier, meno KA del T su dx valutata su 3 meno del x mezzi più termine sorgente uguale per la potenza termica convettiva sulla destra utilizziamo la legge di Newton, per cui è H per l'area per T3 meno T infinito.
punto. Io ho scritto H segnato, indicare con H media, mettiamo segnato anche qua. Allora a questo punto l'area qui è unitaria, il volume è delta x mezzi e anche quest'area qui è unitaria. Quindi utilizzando lo schema di differenza centrale per la derivata prima avremo meno k di 3 meno p2 diviso 2 volte delta x mezzi che fa delta x più termine di generazione per il volume che è delta x mezzi è uguale coefficiente di scambio di 3 meno t infinito. Moltiplico tutto per delta x, quindi qui ho un quadrato, qui ho un delta x, divido tutto per k e riordino l'equazione ottenendo t2 meno t3 che moltiplica 1 più h segnato delta x su k è uguale a meno termine sorgente delta x quadro su 2k meno h segnato delta x su k per t infinito. E questa è l'equazione del nodo 3 nel caso di condizione al contorno del terzo tipo. Come vedete è molto semplice ricavare le equazioni discretizzate utilizzando la formulazione fisica. Allora, mentre finite di scrivere sui vostri quaderni, una cosa importante, questo termine qui, vedete, è un termine noto, ok? Uno degli errori più comuni è valutare un termine di questo tipo mettendo la temperatura a T infinito in gradi Celsius. Errore. Bisogna utilizzare i Kelvin, evidentemente, no? Ok? State attenti a tutti i termini in cui ovviamente compare una temperatura in questo modo. Ci siete? Domande, dubbi? Allora a questo punto, prima di procedere, volevo farvi vedere, diciamo così, un modo di scrivere, di derivare le equazioni sempre utilizzando la formulazione fisica, ma utilizzando anche il concetto di resistenza equivalente, che consente di fatto di, come dire, fare meno confusione sui segni e sui versi del flusso termico. Allora, prendiamo ad esempio un generico nodo interno, sempre nel caso che abbiamo appena analizzato, quindi il volume di controllo, o elementi I, associato al nodo D, quindi nodo I più 1 e nodo I meno 1. X, questo evidentemente è delta X, e questo è l'elemento. Ora, questo approccio prevede l'uso di una sorta di analogia elettrica. Quindi, ciò che si fa è mettere tutte le potenze termiche in ingresso, in questo modo qua, e osservare che
volta scritto il bilancio, queste potenze termiche possono essere scritte in questo modo. Per esempio, la Q-I-1I posso scriverla come T-I-1 meno T con I diviso una resistenza I-1I più T-I-1 meno T, perché ovviamente tutti i flussi di energia termica vanno verso il nodo I, diviso la resistenza I più 1 I, e poi ovviamente abbiamo il termine di generazione che chiaramente rimane 1,0. Questa resistenza che scriviamo qui sarà del tipo L di K nella conduzione, no? Perché è una resistenza conduttiva. Quindi la resistenza I-1I sarà pari alla resistenza I più 1I nel nostro caso, e sarà pari ad L, la distanza delta X diviso K per l'area che abbiamo detto è pari a 1. Ora, se sostituiamo le resistenze nell'espressione, otteniamo K I-1 meno TI su delta X più K TI più 1 meno TI su delta X su K che moltiplica tutta la frazione più il termine di generazione per delta X uguale a 0. Moltiplicando tutto per delta X e dividendo per K e riorganizzando i termini avremo TI meno 1 meno 2 TI più TI più 1 uguale a meno termine di generazione delta X quadro su K, che è esattamente la stessa equazione di prima, però probabilmente con questo approccio qui si fa meno confusione, ma soprattutto si riescono a scrivere le equazioni discretizzate in una forma un pochino più compatta. Allora, a questo punto potremmo vedere dal punto di vista pratico che cosa significa risolvere utilizzando il metodo delle differenze finite un problema di conduzione in una lastra piana con generazione come quello che abbiamo appena visto. Va bene? Visto che la risoluzione di questo problema ci porterà via un po' di tempo, se volete fare prima una pausa, facciamo una pausa, o altrimenti continuiamo. A quel punto faremo sulla pausa, evidentemente, perché ci vorrà un po' di tempo. Quindi che preferite? Potete fare prima 5 minuti di pausa e poi affrontiamo questo problema? O proseguiamo? Domanda, ok?